Qui ognuno ha una piccola ragione significa che nessuno ha ragione. Tutto ha un po' di sbagliato. Cioè nessuno ha completamente torto. Elops. Con angoli al limite. Di carte private. Sono depositate in FIGC. Un'istituzione come la Federazione Football dovrebbe chiedere e comunicare chiarezza sul tema dei contratti tra i loro membri che, inoltre, sono simboli del calcio italiano il presidente e l'allenatore che hanno appena vinto i titoli di scudetto. 250.000 euro al mese. Le squadre competitive non sono specificate in dettaglio. Detrazione: tutti gli italiani e gli stranieri si sono impegnati nella Champions League o nella Europa League. La non concorrenza non può riguardare la squadra nazionale e deve ancora essere delimitata, altrimenti diventa l'ortografia della professionalità. Qualsiasi accordo riconosciuto dalla federazione può contenere scritti privati nell'attaccamento, ma solo a condizione tutto sia depositato ufficialmente. Ed esso è un dettaglio, tutti dovrebbero ammetterlo, non il migliore se intorno al tavolo più importante del calcio italiano immaginiamo di sedere i presidenti della federazione e Napoli. Con l'allenatore sta per andare dal Napoli alla federazione. La fine del ritiro estivo per alcuni. Anni De Laurentiis ha trascorso a Castel di Sangro, dove Gravina è una cittadina onoraria. Ma questa un'altra questione. Solo un selfie delle vacanze.